seduto vicino a una finestra fumando un sigaro americano. Bene, benissimo. Io direi, ci fa piacere. Io direi di iniziare. Siamo live. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, sono il presidente di Utopian. Benvenuti alla edizione di stasera di Restart, del nostro ciclo di webinar in cui incontriamo virtualmente protagonisti dell'innovazione, della trasformazione digitale in Italia e non. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Catani. Parleremo di design dei prodotti digitali. Nicola, vuoi presentarti molto rapidamente e poi dirci che cosa significa design prodotti digitali? Sono tre parole chiave, un'espressione molto densa che dobbiamo sviscerare stasera. Assolutamente, con piacere. Intanto, ciao Roberto, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito, è un piacere stare qui. Io nasco in realtà come esperto in digital marketing, però sono ormai 3 anni che mi sto riposizionando nel mondo dell'architettura dell'informazione e dello user experience design. Design dei prodotti digitali si intende con la parola design, anzi scusate, dobbiamo intendere la parola design non con un'accezione italiana vicina a quella di disegno, ma con un'accezione anglosassone di progettazione. Quindi per design, se sostituiamo la parola design con quella progettazione, forse si riesce a spiegare meglio anche il titolo del mio intervento. Quindi è la progettazione di artefatti digitali. Poi questi artefatti possono chiaramente essere prodotti o servizi. A lui però interessa anche sapere un po' qualcosa di te, Nicola, perché come si diventa architetto dell'informazione e designer di quello che... Allora, guarda, io ho iniziato 5 anni fa una collaborazione con un'azienda, una realtà farmaceutica, una farmaceutica terzista, che mi aveva contattato per lavorare sul loro sito. Lavorando sul loro sito, con il primo obiettivo era quello di un'ottimizzazione della SEO, in realtà mi sono andato a rendere conto che il sito sotto al cofano, a livello progettuale e tecnologico, non era ben realizzato, difettava, anzi era proprio mancante di alcune componenti tecniche e non solo, che potevano semplificare la gestione del sito. Banalmente mancava ad esempio un CMS, un CMS è un content management system. Senza questo, ad esempio, nella sezione news, piuttosto che i colleghi del dipartimento risorse umane nella sezione aperta al recruiting, non possono aggiornare in real time il sito con delle posizioni, piuttosto che per avvisare i nostri utenti che l'azienda sarà presente a una fiera, a un evento o in questi giorni un webinar. Noi ancora oggi, meglio, questa azienda ancora oggi deve passare da chi detiene, passami la similitudine, le chiavi del sito, quindi dall'agenzia che ha sviluppato il sito all'epoca. Quindi da qui la mia passione, come dire, il mio interesse si è incanalato sempre di più sul comprendere come si progetta in quel caso un sito, ma poi alla fine estendendo appunto un prodotto digitale, un artefatto digitale, che può avere più funzioni, una funzione. Da qui ho iniziato a studiare, quindi mi sono interessato all'argomento. Ho scoperto, ad esempio, in Italia esiste un'associazione che riunisce gli architetti dell'informazione, quindi ho iniziato a seguire le attività di questa associazione, alla quale sono regolarmente iscritto. E poi da qui ho iniziato anche a intraprendere dei corsi. Esistono in Italia 3 o 4 corsi, tra corsi professionalizzanti e master veri e propri, per diventare esperti del mondo dell'architettura delle informazioni e dello user experience design. Dico "e" perché, come accennavo prima, c'è questa diatriba, perché in realtà già da diversi anni la user experience design ha incorporato in qualche maniera l'architettura delle informazioni.
però c'è ancora chi tende, e la visione non mi dispiace, personalmente parlando, a distinguere tra architettura delle informazioni, soprattutto architettura delle informazioni profonda, e user experience design, anche perché anche se lavorano sulle stesse aree, hanno poi delle incidenze diverse. Ma guarda, nella presentazione... Ha più ampio di aver incuriosito un po' chi ci segue. Sì, infatti. No, aiutami a capire un po' questa differenza, posso permettermi? Ma certo, perdono. Vai Paolo, ben volentieri. Aiutami a capirla, perché io per esempio che mi occupo, io sono un venture builder. Intanto ne approfitto. Quindi... Beh, però è importante, secondo me, anche riuscire a mantenere un minimo, no, di linguaggio tecnico, perché poi il nostro pubblico non è fatto anche di persone che hanno un vario grado, no, di familiarità col digitale. Per cui, secondo me, va benissimo, no, tenerci un po' a cavallo tra un linguaggio un po' più divulgativo e invece un linguaggio poi prettamente tecnico del dominio, insomma, chi ci ascolta, magari ha bisogno di ascoltarci più di una volta, però poi alla fine riesce ad agganciarsi anche alle parole chiave che stiamo ponendo stasera.
Poi, Nicola, correggimi se sbaglio, ma noi parliamo di siti, però oggi l'oggetto digitale può assumere tantissime vesti, no? Si parlava di app, ma si può parlare anche magari di interfacce fisico-digitale come la realtà aumentata, esatto, gli assistenti vocali, tutto quello che ad esempio è anche automazione, che è algoritmo, che è... Possiamo dire che gli oggetti, anche fisici, iniziano ad avere sempre più una componente digitale. E quindi la progettazione se vogliamo, della parte digitale, dell'interazione col mondo fisico, assume un'importanza vitale. Pensiamo anche a, che so, si parlava di esperienza dell'utente, ma l'esperienza di chi guida un veicolo a guida autonoma. O chi interagisce con un veicolo a guida autonoma. È uscito qualche mese fa, leggevo un pezzo, forse sul Guardian, adesso non ricordo, ma in cui si parlava delle macchine appunto a guida autonoma come di computer, come di software, anzi con le ruote. Semplicemente software con le ruote. E oggi immaginiamo di installare un'app sul telefono, sullo smartphone, ma domani la installeremo appunto sul veicolo e va quindi progettata. E va progettata l'interazione con il veicolo stesso, con l'ambiente. Toby, con la te. Ma infatti io sono convinto che si va verso un mondo di oggetti digitali che sanno fare bene una cosa. Toby, no, sa fare bene l'interazione con l'utente, con il cliente, quindi il customer care. Appunto l'app specifica per una certa funzione fa quella funzione. Il veicolo a guida autonoma serve a spostarsi. L'intelligenza artificiale generale, quindi quella che imita il comportamento dell'uomo, che è indistinguibile dall'uomo, tu cura, credo che sia al momento resti un sogno, ma comunque non è probabilmente neanche prioritaria rispetto alle esigenze del mercato. Ad oggi non ci serve qualcuno che somigli all'uomo, una macchina che somigli all'uomo e che sia indistinguibile dall'uomo, ci servono tante macchine che sanno fare bene compiti specifici. Grazie.
Certo. Certo, ma è una questione statistica, chiaramente. Ma probabilmente Pablo, secondo me non è neanche questa la priorità. Per quanto invece la narrazione insista tanto su questo, no? Quando si parla di intelligenza artificiale così nel dibattito pubblico, poi si agitano delle paure, no? Legate al fatto che l'intelligenza artificiale appunto può sostituire l'uomo in quanto tale, tout court. Laddove invece probabilmente questo tipo di risultato è oggi completamente fuori portata e non è neppure di interesse, è di interesse invece appunto l'applicazione in casi concreti, in casi specifici come quello ad esempio del vaccino che citava Nicola. Io comunque adesso invece però so che Nicola aveva preparato per noi anche un bellissimo slide deck e non vorrei perdermi il piacere di poterlo vedere, quindi lo inviterei a mostrare. No, no, ma è bello anche interagire. Se riusciamo a fare tutto, siamo bravissimi. Benissimo, molto bene. Forse, la modalità di schermata, guarda, CTRL L, sì, questo, vedi il design fatto, il design di Adobe fatto. Prego.
ma soprattutto combina gli obiettivi del business delle organizzazioni con quelle che possono essere le esigenze degli utenti, per ottenere delle esperienze che soddisfino e superano, quando questo è possibile, le aspettative delle persone, degli end user. Qui ho riportato una serie di attività che si possono svolgere appunto lavorando sulla user experience design. Io non so se qualcuno di voi può avere delle competenze con questi tools come le personas, le customer journey, le user story, i wireframe, i prototipi, i user test e quant'altro, ma sono tutti strumenti utilizzati da chi si occupa di architettura delle informazioni di user experience design per progettare l'esperienza. E questi sono un po' quelli che dicevamo prima, essere i capisaldi di una buona user experience, quindi l'usabilità, l'utilità, l'accessibilità, che io dicevo prima, fare il paio con l'inclusività, e la desiderabilità. Perché? Perché il prodotto deve essere usabile, facile da usare, chiaro, logico e semplice da usare, ma deve essere anche utile, deve fornire dei contenuti utili e deve risolvere i problemi agli utenti. Al contempo deve essere accessibile. Quando parliamo di diverse tipologie di utenti, dobbiamo anche pensare magari a chi porta delle disabilità. Disabilità che possono essere, ad esempio, visive, ma non solo. Possono essere anche di natura uditiva o di altra natura ancora. Quindi, potenzialmente, un prodotto più è accessibile e inclusivo, più riesce a dare risposte a tipologie di utenti diversi. La desiderabilità, come ultimo capisaldo di una buona user experience, invece, è appunto l'attrattività, perché più, come dicevamo prima, con l'esperienza, con l'esempio dell'esperienza di acquisto, più io riesco a costruire, a progettare un'esperienza positiva, più l'utente continuerà ad utilizzare quel prodotto o quel servizio. Ecco, questa è un po' la veloce carrellata che avevo il piacere di condividere con voi, e nell'ultima slide poi in realtà troviamo un po' di contatti miei personali, e magari poi ve li lascio senza problemi, ma anche due altri contatti che ho pensato a livello informativo potessero esservi utili, quelli del Nielsen Norman Group, che è appunto un'organizzazione americana fondata appunto da Nielsen e da Don Norman, che si occupa di queste materie, quindi architettura dell'informazione, user experience design, e Architecta, che ve l'ho nominata prima, è appunto la società italiana di architettura dell'informazione. E annualmente Architecta organizza una serie di attività aperte ai soci, ma anche alle persone che possono essere interessate a livello divulgativo. Quindi una serie di webinar, ci sarà ormai da 13 anni un summit a livello fisico, quest'anno purtroppo sarà chiaramente un evento digitale, e però riunisce e aiuta nella formazione anche tutti i vari architetti delle informazioni, user experience design, service design, service designer e via dicendo, insomma tutte le figure che all'interno di questi mondi che si vanno a contaminare l'un con l'altro sono presenti e aiutano nella, appunto, progettazione di prodotti digitali o di servizi digitali e non. Spero che questa carrellata molto didattica, purtroppo, però vi sia. Certo, io intanto, Roberto, scusa un attimo, questa slide poi te la invio e la puoi mettere a disposizione di tutti quelli che te la richiedono. Sì. Thank you.
Assolutamente. Guarda, io credo che appunto, come dicevamo, l'ontologia è quella materia, quel processo che ci aiuta a identificare gli oggetti del dominio. Con gli oggetti del dominio intendo dire tutte le entità che noi poi andremo ad orchestrare, che saranno quindi prese in considerazione, non so. L'ontologia di un sito di news sono le news, poi queste a loro volta possono essere scomposte in elementi atomici, nel senso che ogni news può essere composta in maniera alternativa da solo testo, testo più immagine, testo più video, solo video. Quindi ci sono poi tutta una serie di elementi che possono essere composti tra di loro in maniera diversa per formare quella che è una news. Quindi, come in quel caso, l'ontologia sarebbe la news generica, che poi può essere a sua volta spezzettata o riorganizzata in formati diversi, o se preferisci in template diversi. Ma la stessa cosa a livello ontologico, ne parlavo proprio qualche giorno fa con un amico che si occupa di intelligenza artificiale, lì è un po' più diverso, ma per me lì fa l'ontologia chi si occupa di costruire il dataset, quindi i dati che poi vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale, perché devi capire qual è il dominio di dati, quali sono i dati che a te serve identificare e passare all'intelligenza artificiale per ottenere poi un output che può essere un output di natura previsionale piuttosto che di altra natura. Questo è un esempio banale ma che ho fresco in testa perché anche se chiaramente poi per carità chi costruisce dataset ha delle nozioni lontane penso anni luce da quelle che posso avere io anche a livello di competenze, però il concetto di fondo è quello, cioè individuare lì delle entità che sono dei dati collegati al progetto in essere, chiaramente, che poi verranno in quel caso dati in pasto a un'intelligenza artificiale che restituirà un certo tipo di output. Non so se sono riuscito a dare una risposta a quella che era la tua domanda precisamente. Però forse l'esempio è riuscito a far capire meglio il discorso dell'ontologia, una volta di più. Posso dire, innanzitutto ringrazio Nicola perché è stato estremamente interessante tutto ciò che ci ha raccontato. È molto chiaro, Nicola, ti sei addentrato in questioni tecniche dove conducendo mano, passo passo anche chi come me appunto, è profano di questo mondo. Mi hai chiarito benissimo, cioè, se quella premessa che hai fatto iniziale della distinzione tra architettura delle informazioni profonde e la user experience, direi che adesso, fatto tutto il percorso della tua esposizione, si è capito molto bene e ti ringrazio. Mi fa piacere, Davvero, grazie, grazie, grazie. grazie a No, te, Eva.
Io guardavo e ho seguito con molto interesse perché mi sto approcciando a dovermi creare un sito internet e capita la complessità, cambio idea, non faccio più niente. No, dai, dai. No, mi rendo conto di quanto sia articolata e frutto di, cioè, su diversi livelli che va pensata, studiata, l'architettura anche di quello che può sembrare oggigiorno un prodotto quasi banale, cioè il sito internet sembra una cosa che lo fanno, tutti ce l'hanno, tutti no, beh, perché effettivamente sia un prodotto digitale che sa e arrivare lì dove lo si vuole far arrivare richiede sicuramente una riflessione molto attenta e profonda. Ecco, quindi io non ho nulla da aggiungere, nulla da chiedere se non ringraziarti perché è veramente. Figurati, è un piacere, mi fa ancora più piacere la tua, come dire, presa di coscienza, mettiamola così, perché questo, vabbè, è una cosa che mi porta quando mi occupavo esclusivamente di digital marketing, il classico, vabbè, ma la pagina Facebook la faccio gestire da mio cugino, da mio figlio, no? Sai, quelle cose un po' così. Per carità, se il cugino e il figlio sono dei social media manager, va bene, fare le cose improvvisate può andare bene forse in una fase molto molto iniziale, però se parliamo di organizzazioni grandi, importanti e di risultati da andare poi a ottenere, non si può improvvisare. Quindi era un pochino questo il mio messaggio. Normalmente la produzione, la progettazione di un sito, come vedevamo prima, di un sito, di un prodotto digitale in generale, un artefatto digitale, ha più componenti e professionalità al proprio interno. Quindi dicevamo ad esempio gli utenti, intesi come gli utenti finali, varie classi di utenti finali, chi, come dire, l'organizzazione che magari crea il commitment o comunque ha necessità di costruire questo artefatto. E poi dentro a cascata che lavorano, dovrebbero lavorare tutti insieme, a stretto contatto, perché le metodologie, come dicevo prima, poi sono collaborative, figlie di culture agile o design thinking, quindi non si usa più la classica metodologia waterfall all'interno del progetto, e si dovrebbe lavorare insieme, quindi architetti delle informazioni e user experience design con user interface designer, ma con colleghi del marketing, con dei copywriter. Copywriter a loro volta possono essere divisi tra copywriter intesi come costruttori di testo, di contenuto, progettisti di contenuto, diciamo. E chi si occupa di fare UX writing? UX writing che cos'è? La UX writing, ad esempio, è l'individuazione, la progettazione di microtesti che sono abbinati magari a delle call to action o a dei bottoni o all'interno del sito, in altri posti, diciamo delle label. Quindi il classico bottone con la scritta download, tu sai che cosa fa perché questo ormai è frutto della tua esperienza. Ma se tu devi come dire, abbinare una nuova etichetta a quel bottone che servirà per una nuova operazione, ti serve qualcuno che ti progetti un testo ad hoc che ti aiuti a capire che cliccando su quel bottone tendenzialmente dovresti ottenere un certo tipo di output. Quindi ci sono tante figure, ecco, questo era il mio messaggio. Detto questo, poi è logico che se uno deve lavorare sul proprio sito personale, e io ad esempio il mio ce l'ho in totale redesign, in totale ricostruzione, è una cosa. Se devo lavorare su un progetto per un cliente, magari come minimo mi devo poter interfacciare con chi si occuperà di costruirmi la grafica o con chi si occuperà poi dei testi, come minimo. Ecco, quindi il concetto è che una cosa è la rivoluzione digitale, noi la stiamo vivendo in Italia, forse subendo, non lo so bene, su questo potremmo aprire una riflessione. Siamo comunque in ritardo dal mio punto di vista. Ma detto questo, servono le competenze adeguate. Certo. Perché che
che sia digital transformation, sia che viviamo in un mondo appunto che già oggi è figital e quant'altro, non ci si può più permettere un'improvvisazione di fondo. Anche nell'ottica del design, c'è proprio il discorso di progettualità, ma c'è anche chi si occupa di design delle organizzazioni, ad esempio, cioè non è che è per forza andando ad estendere, piuttosto che, come dicevo prima, i service designer, chi sono? Sono coloro che, mentre gli UX designer e gli architetti dell'informazione più che altro lavorano su prodotti, su artefatti digitali, di prodotti e servizi digitali, i service designer, che sono nati ben prima, lavorano sulla costruzione di servizi aziendali, servizi in generale. Magari sfruttano da decenni tool come il blueprint, perché magari hanno bisogno di mappare internamente dei flussi, delle azioni, individuare chi sono i soggetti che devono compiere queste azioni. E magari i flussi interni poi hanno delle ricadute esterne, ma al contempo anche un architetto dell'informazione o user experience design. Io magari posso abbattere di uno, due, n click un processo, ma per fare che questo accada, quindi dare all'utente finale la possibilità di compiere un task, un'azione in un click anziché in tre, dico un click perché ricordiamoci Amazon, no? Lì però, sai, sul sito lo fai tranquillamente, ma poi per ogni clic che tu togli deve esserci una ricaduta interna con un cambio del flusso aziendale a livello operativo. E non è così banale da un lato, né scontato che le organizzazioni decidano effettivamente, di mettere mano al proprio interno, alla loro organizzazione, al loro modo di lavorare. Sì. Io mi ricordo di un case study che mi raccontò qualche anno fa un mio docente di un corso proprio in User Experience Design, e per una banca, non so quale fosse, ora nemmeno me lo ricordo, avevano riprogettato tutto un flusso fino poi a incagliarsi in un punto, perché a un certo punto di questo flusso alcune richieste venivano gestite da una persona fisica che rispondeva al telefono. E nessuno sapeva come, tra virgolette, pare brutto dire rimuovere l'ostacolo perché non è quello che si volesse fare, però come automatizzare l'esperienza, la competenza e quel punto focale rappresentato da una persona fisica. È emblematico, credo, no? Quella scomoda. Ho già paura. Magari inizia per I e finisce per I. So se io ce l'ho, si vede, ma vabbè, comunque so di che app parliamo, ecco.
Sulla progettazione, guarda, te la rendo molto semplice. Secondo me, sulla progettazione del prodotto immuni, tutto sommato, fatto velocemente, fatto in corsa, secondo me, io vedo un buon progetto in generale. Ci sono delle cose che forse potevano essere migliorate. Io ho, ad esempio, attivato per caso il discorso del riepilogo delle notifiche settimanali, l'ho fatto per caso, cioè non è stato un atto volontario, quindi stavo fuori, tra virgolette, dal mio controllo, e un sabato pomeriggio mi arriva questo riepilogo dei dati scambiati. Non sapendo che cosa fosse, io mi sono un attimino preoccupato, insomma. Poi mi sono andato a leggere la documentazione e ho capito che cosa fosse, cosa era. Non era chiaramente la notifica, come dire, di esposizione, di vicinanza a una persona contagiata dal virus. Però ecco, su quello magari si poteva prestare maggiore attenzione al fatto di poter attivare o meno per errore, senza un'ulteriore richiesta di controllo aggiuntiva dei report settimanali sull'attività dell'app. Ma detto questo, che è proprio un parere squisitamente personale mio, perché è una situazione, è un'esperienza che ho vissuto, ti direi che quello che è mancato, come sempre, no, però come in tanti casi capita, è come dire, la condivisione, collaborazione a monte con le altre istituzioni interessate, cioè lo Stato inteso come il Ministero della Salute piuttosto che 20 sanità regionali e ASL o AST rispetto alla regione in cui ti trovi, sanno come fare quando qualcuno li contatta a segnalare tramite l'app che una persona è contagiata o meno. Ora, premesso che l'app chiaramente non dice che Nicola Roberto o Mario Rossi è contagiato, però ha tutto un metodo suo di tracciamento che permette di, come dire, essere utile, o meglio, l'obiettivo è quello del tracciamento. Se io dovessi risultare positivo, non so qual è la trafila che devo fare per dire a chi gestisce l'app Immuni, devi dire che io sono risultato positivo, tanto per essere chiaro. E questo però non potrà nemmeno essere lasciato, secondo me, a chi ha realizzato, non dico progettato, proprio realizzato l'app, eh. Cioè, dovrebbe esserci il Servizio Sanitario Nazionale o locale dietro che si attiva e che fa da front-end nei confronti dell'utente, la persona risultata positiva, e che si occupa o di dire come fa la persona a comunicare tramite l'app questo, o che lo fa lui in prima persona. Ma per fare questo, però, questo secondo me è quello che è mancato, nel senso che a livello progettuale non si è tenuto conto di questo aspetto, o non se ne è tenuto conto in maniera pervasiva, lasciami dire, ok? In maniera profonda, non se ne è tenuto conto, secondo me. Ma non può ricadere però esclusivamente su chi quest'app l'ha progettata, disegnata e realizzata. Il Servizio Sanitario Nazionale, che comunque ha appaltato la realizzazione di quest'app a un'agenzia, dov'è in questo? Poi io non so se c'è stata una perdita di condivisione e di collaborazione tra l'agenzia e l'appaltatore, il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero, o chi per loro, insomma. Però qualcosa non ha funzionato e non è l'app che non funziona, è la possibilità di sfruttare l'app, di, come dire, di specificare tramite l'app quello che è lo stato della persona contagiata. Non so se.
Io credo ci siano, si siano fatte per un certo periodo di tempo abbastanza lungo tutta una serie di speculazioni e di siano state comunicate informazioni anche sbagliate relativamente al tracciamento, alla privacy e quant'altro. La gente ancora oggi non si fida. E già il fatto di non fidarsi, questo è un bias cognitivo, insomma, è un pregiudizio, perché non ti fidi? Non fidarsi è un pregiudizio, uno. E due, parlando solo di adozione dell'app, ci sono o ci sarebbero potuti essere modi diversi o creativi di incentivarne il download e l'utilizzo? Non so, ho sentito l'esperienza di qualche paese dove, per esempio, se uno non ha l'app non può entrare in luoghi pubblici o su mezzi di trasporto pubblico locale. Allora, la domanda è, qua da noi, oltre a fare pubblicità e a parlarne in maniera sbagliata dell'app e del funzionamento dell'app, perché non si è fatto un discorso del genere? Ma guarda che. Ma guarda, io su questo ni, perché secondo me deve essere il cittadino in ultima istanza a decidere di, però il cittadino deve essere accompagnato nella scelta, secondo me, e è stato accompagnato molto male. Peraltro, tante persone, magari fisicamente presenti in Italia, residenti o meno, immigrati o meno, ora non voglio entrare in questa diatriba, però, potrebbero non avere uno smartphone, o potrebbero avere uno smartphone vecchio che non supporta l'app, piuttosto che persone anziane, o magari persone non obbligatoriamente anziane, ma che hanno problemi con la tecnologia. Allora, l'app serve, e sui 60 milioni di potenziali utenti cittadini italiani, già se ce l'avessimo in 40 milioni sarebbe una grandissima cosa, secondo me. Detto questo, comunque una parte sarebbe rimasta fuori. Però noi non siamo arrivati forse nemmeno a 1 milione, ora non ho le ultime schede. 2? Vabbè, quello che siamo. Capito? Ero perso sulle cifre, scusate. Però comunque è sempre meno di un quarto, eh. Guarda, io però mi riaggancio anche al discorso appunto dello user experience design. Chi si occupa di questo tipo di materia in realtà ha una contaminazione fra materie, informatica, comunicazione, psicologia e quant'altro. Ora, se io su un sito non mi sento sicuro, non torno sul sito banalmente, o se io mi accorgo che un prodotto digitale non mi permette di avere il controllo, poi può anche decidere lui cosa fare, ma io devo sapere che lui lo sta facendo. Quindi, se io non ho una sensazione di controllo, o comunque non so che lui lo fa perché io gli ho detto che lo può fare, può assumere decisioni per me. No? Io quel prodotto lo scarterò e non lo utilizzerò più. E allora qui la domanda è, su discorsi come privacy e altro, per il quale c'è. No, no, non lo sentiamo. Abbiamo perso. Ok.
Pronto? Scusate, ero caduto, non so perché. No, dai. No, tra l'altro mi stavo già innervosendo avendo una FTTH a casa. Non mi può fare certi scherzi la fibra. Secondo me l'adozione di Muni non è stata supportata bene, anzi è stata supportata male, generando nelle persone paura legata al discorso privacy. E questo ne ha sicuramente in una prima fase, finché non è uscita una comunicazione più chiara e certa, non ha aiutato l'adozione sicuramente, anzi è stato abbastanza un boomerang. Ma un boomerang più comunicativo che progettuale. Poi se intendiamo che anche la comunicazione può essere progettuale, chiaramente si apre una voragine, ma qui permettetemi, è come dire che pre-lockdown, o forse tra un po' dovremmo dire pre-primo lockdown, non lo so, da Milano abbiamo avuto persone che sono scappate riempiendo le stazioni. Cioè, lì, ad esempio, anche è mancato uno psicologo del comportamento, cognitivista, all'interno di quelli che sono i vari team ministeriali o della Presidenza del Consiglio. Non lo so, io me lo domando. Un comunicatore c'era? Non lo so, me lo domando. Cioè, se parliamo di progettazione, poi tutto può diventare progettazione da un certo punto di vista. Però vi lascio questi interrogativi. Piacere. E poi ogni tanto io vi seguo anche come utente, quindi insomma. Posso fare uno spot per conto di Architecta, che è l'associazione di cui parlavo prima? Me lo permetti di fare questa cosa trans, come dire, tra un'associazione e l'altra? Mi faceva piacere dirvi che anche Architecta sta organizzando sempre ogni lunedì dei webinar aperti. Lo fanno in orario diverso dal vostro, diverso da quello di Utopian, quindi non c'è sovrapposizione, e la prossima volta cade proprio un argomento di cui parlavi prima te, Roberto. Quindi lo Human Centered Design nelle gare d'appalto. Guarda, con piacere, io ora questo spottone l'ho fatto perché sono di architetta, ma perché tu prima parlavi proprio di questo argomento. E allora ho pensato che potesse essere di interesse comunque per chi ci segue. Io vi lascio poi il deck con le slide, i miei contatti. Per qualsiasi cosa aggiungetemi su LinkedIn senza problemi e sono a vostra disposizione. Grazie a voi, ciao, buona serata.